Condanna alla pena di anni 12 di reclusione, 5 anni di cura all'interno di una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e una provvisionale, dunque immediatamente esecutiva, di 200.000 euro. Questo quanto stabilito dal GUP Francesco Marino stamani al Tribunale di Pescara a carico di Federico Pecorale, il 29enne di Montesilvano, che il 10 aprile del 2022 ferì gravemente con diversi colpi di pistola il cuoco sudamericano Jeffrey Guzman in un locale a Piazza Salotto a Pescara. Una pena anche superiore alla richiesta della PM Fabiana Rapino, che aveva chiesto 10 anni, ma soprattutto oltre l'esito della perizia chiesta dallo stesso tribunale affidata alla criminologa forense Federica Vellante, che aveva riconosciuto una capacità di intendere e di volere fortemente scemata da parte della Pecorale al momento dell'aggressione. Grande soddisfazione in aula da parte dell'avvocato Piero Bisceglie, ma soprattutto da parte di Gelfri. È stata una sentenza molto giusta sia sotto il punto di vista della responsabilità, della pena. Veramente il giudice ha fatto quello che poteva fare compatibilmente con il codice di diritto sostanziale. E quello che poteva fare lo ha fatto per dirimere ogni tipo di contestazione su un caso molto molto grave, quello che è successo a Piazza Salotto. Particolarmente soddisfatti anche due consulenti di parte civile, Michele ed Andrea Giovanni, che parla di riconoscimento totale della validità e attendibilità delle argomentazioni illustrate nella perizia, e della dottoressa Carmen Fedele. La sentenza del giudice mette in evidenza che comunque ha tenuto presente il nostro lavoro, dando comunque gli anni da scontare, sia per quanto riguarda il carcere che la REMS. E quindi non ha tenuto in considerazione anche le risultanze della CTU, che dava completamente un disturbo delirante. E quindi anche noi siamo contenti come CTP del signor Jeffrey. Jeffrey, eccoci qua. Che sensazioni dopo questa sentenza? Allora, prima cosa, grazie a Dio perché ci ha ascoltato la preghiera e tutto. Sono molto contento per il giudice che ha fatto, ha fatto il suo lavoro, nel senso che mi ha riconosciuto che la mia dignità costa qualcosa. Quindi io ringrazio il giudice e niente, sono molto contento che si è fatto giustizia come ho sempre voluto e desiderato e niente, grazie a tutti e sono molto contento perché mo la gente deve capire che anche se la cosa è lunga, ma se credono in Dio la cosa viene proprio da sola. Quindi io ho tanta fede e ero consapevole che questi giorni, capito? Andrebbe bene perché ho avuto tanta fede, ho pregato tanto per questo giorno e sono stato soddisfatto. Quindi grazie al mio avvocato, grazie al giudice, grazie pure a quello che sono stati vicini e grazie a voi e niente, grazie a tutti e grazie.